Franca, parlaci di questo San Giuseppe Moscati. San Giuseppe Moscati, sapete bene, chi non lo sa, che è un medico napoletano vissuto negli anni, diciamo, della povertà di Napoli. Naturalmente lui non era povero, perché veniva da una famiglia abbastanza benestante, tanto da averlo fatto studiare, era un medico abbastanza in gamba, tanto che aveva vinto anche la cattedra. Però lui preferisce stare con l'ospedale dove ci sono i malati più poveri, più trasandati. Quasi la rifiuta quella cattedra per stare lì. E dava proprio tutta la sua vita, il suo tempo, non si sprecava, non aveva mai tempo di andare via da quell'ospedale. Ma oltre a quello, poi andava a trovare tutte le persone povere nei vicoli di Napoli, dove proprio c'era la miseria, la povertà. E lì si accorge quanta gente ha bisogno di lui, ma anche di altre persone, magari benestanti e ricche, ma gli altri non lo curavano molto. E quindi lui poi, a casa soprattutto, arrivava gente di tutti i tipi e lui molto spesso faceva le sue ricette, faceva le sue diagnosi e insieme alla ricetta gli dava anche il denaro per comprare quelle medicine, perché si rendeva conto che stava davanti a delle persone molto molto misere e povere. Tanto da addirittura ricordo un particolare del film. In questo momento, mentre sto parlando, mi sto vedendo il film di San Giuseppe Moscati. La sorella, che naturalmente le chiede, le dice: noi stiamo vendendo addirittura i propri mobili per fare che cosa? Per dare questi soldi ai poveri. Questo era San Giuseppe Moscati. Un medico che si è proprio sprecato e donato tutto per questa gente più povera, più misera di Napoli e dintorni, perché arrivava poi gente anche da altre parti. Questo ricordo, poi non so Va altro. bene. E parlami della festa, perché si celebra? In che senso, perché si celebra? Noi facciamo solo un triduo qui a Napoli, so che boh, la città nuova è più in festa per lui, perché insomma i miracoli che ha fatto San Giuseppe Moscati ne sono tanti, adesso non ricordo bene quanti miracoli lui ha potuto fare, però so che ce ne sono stati tanti. Per quanto riguarda la festa, noi la veneriamo qui, abbiamo anche una sua reliquia, sta lì proprio esposta. E facciamo questo trio di preghiere, non facciamo processione quest'anno, Mimmo non ha voluto proprio stare, ma vogliamo proprio dedicarci totalmente alla sua figura e alla preghiera per lui e con lui, perché sicuramente lui dall'alto ti sta guardando. Perfetto, grazie. Saluta gli amici. Grazie, Saluti tutti. salve.